Sicuro di conoscere la strada? Hai dei dubbi? Non ti piacciono i jeans mollicci d'acqua melmosa? Come ai vecchi tempi, eh? Già. Ehi, aspetta. Qua non va. Da qualche parte abbiamo sbagliato strada. Ehi. Ehi, scommetti che porta direttamente alla stanza delle caldaie. E da lì penetriamo. Vai a casaccio, ok? Come? A caso. Cioè? Dammi una spinta. Eccoci qua. Grazie. Ci siamo quasi. Pronto? Pronto a tutto! Andiamo. Siamo salvi. Arriva su e afferra la scala. Ok, ok. Sì. Ok, lanciata, è tutta tua. Ci siamo. Di qua si arriva al cortile. Beh, di qui non si passa. Almeno se ci tieni alla pelle. Ok. Da qualche parte c'è una valvola di spegnimento. Allora vedi di trovarla. Sei un mago. Ok. Ci deve essere una porta proprio dietro l'angolo. Noi entriamo da lì. Una volta dentro, attieniti al piano, ok? Non ti mancava tutto questo? Sono qui, no? Chiusa a chiave. Per fortuna sono previdente. Arsenio Lupin era mio nonno, lo sapevi? Aspetta. C'è un allarme. L'ultima volta non c'era. Grande. E adesso?
Beh, posso disattivarlo se troviamo la centralina. Deve essere qui da qualche parte. Bene, dovremmo esserci. Ok, ci siamo. Merda. Quello è mio. Ecco la torre. Già, ma possiamo arrivarci solo dal tetto e da qui non si arriva al tetto. Dovremo superare il prossimo cortile, dopo quel cancello. Beh, andiamo. È fuori il buio. Dobbiamo arrivare su quel balcone. Qui possiamo salire sul cancello. Ok. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Orada. Andiamo, che aspetti? Ok, ci siamo quasi. Io a destra, tu a sinistra. Ok, dovremmo riuscire a sollevarlo e passarci sotto. Oh, oh, non correre!
C'è un altro allarme. Grandioso. Te ne occupi tu. Aspetta qui. Passare il cortile per arrivare sul tetto. Ok, ma stavolta il lavoro sporco lo faccio fare a te. Andata. Verso la fontana. Senin burada olmaman lazım. Bu ne lan? Basta solo arrivare a quella finestra. Quale finestra? Sai, è che ce ne sono un bel po'. Sogni d'oro. Sembra sia arrivato il momento di giocare il nostro jolly. Che bravo. Pistole? Cosa credi di... Rilassati, Gandhi. Sono solo pistole tranquillanti, assolutamente non letali. La tua coscienza resterà immacolata. Oh, beh, buona idea. Bene. Ok, c'è un'altra cosa. Questi affari hanno gittata corta, dobbiamo avvicinarci di più. Tutto chiaro? So usare una pistola, genio. Bene. Stendiamo quei ceffi. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çerçeve... Ah!
Arriviamo su quella passerella. Può farci comodo. Ok, per avere delle ruote è bello pesante. Ok, forse ci siamo. Ci servirebbe un bel cavallo. Quelle travi ci porteranno sul tetto, se riusciamo ad arrivarci. Per fortuna uno di noi è previdente. Ok. Vai pure. Ehi! E là di corre! E là di corre! La prossima volta prendo l'ascensore. Ci siamo, ecco la torre. Ci avviciniamo. Ottima osservazione, ancorché ovvia. Non guardare in basso. Non guardare in basso, non guardare in basso. Mehmet, ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ama ben kişisel olarak turistlerle muhatap olmak istedim. Okay, arrivo, arrivo. Preso! Sei ingrassato, amico! Oh merda, ci è mancato poco. Chiediti di mangiare meno ciambelle, eh? Ci risiamo. Salita. Ti sto dietro. Come sempre. Una guardia sopra di te, una guardia! Una guardia sotto di te, una guardia! Bella vista. Vedo anche la tua casa. Muoviamoci. Una guardia sotto di te. Ci pensa Clo, non preoccuparti.
svelto, fallo fuori. Ma tu che ci stai a fare? No, merda. Non possiamo avvicinarci finché la torre è illuminata. Cosa sta facendo? Dai, Chloe. Grande, Chloe. Ok, via libera. Prima le signore. Ci siamo. Oh, eccola. Sì, e c'è un allarme. Se non sblocchiamo la teca, quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro. Niente paura, amico. Ah, bene. Sicuri sia quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo. Scusa, Marco. Merda. Tonnellate e tonnellate di merda. Tutto qua, ma non ci serve a niente. La luce del Gran Khan. Aspetta un attimo. Che cosa fai? È resina, brucia. Quindi? Dammi il tuo accendino. Credi sia una buona idea qua dentro? Forza. Wow. Vediamo. Le nostre navi furono sospinte dalla marea nella giungla di Giava. Sembra li abbia colpiti uno tsunami. Sì, sulle coste occidentali del Borneo. Questo sì che è utile. Guarda, forse questo monte è il punto di riferimento più vicino all'approdo. Se troviamo il monte, troviamo le navi. Già, bel lavoro, amico. Aspetta, c'è altro. Ok, come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo che portavamo da Shambhala. La maledizione di Cintamani. E che significa? Shambhala. Oddio, Flynn. Cosa? Marco Polo trovò Shambhala. Shangri-La. Stai scherzando? Se trasportavano la pietra Cintamani, potrebbe essere ancora lì. Sì, tutto molto affascinante, ma ora dobbiamo andare. Ok, ti seguo subito. Che diavolo stai facendo? Scusa, amico, ma le nostre strade si dividono. Ma Flynn, il nostro piano. No, il tuo piano. Vedi, io ne ho un altro. Gettami la fune, non fare lo stupido. Oh già, certo, sei tu la mente. Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio. Giusto, amico? Che vuoi fare ora, spararmi? No, voglio solo toglierti di mezzo per un po'. Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito. Flynn, ascolta. Rassegnati, genio. Ti ho fregato. Ah, ah, non ancora. Voglio dare un po' di vantaggio alle guardie. Ok, ora devo andare. Senza rancore, ok? Dannazione, Flynn! Hemen çıkışları kapatın! Kapıyı kapatın! No, 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 no! Ok, ora sono fottuto.
Calma, calma. Pensa, Nate, pensa. Ehi, lei ha più su burda. Sì, ci siamo. Sì, di qua, di qua. Ok, usa la testa, Nate, usa la testa. Ti faccio uscire da qui. Vai così. Vai così. Devo arrivare alla scala. Addio, idioti. Hai sottovalutato un piccolo dettaglio, vero amico? Cosa? Ammettilo, genio, sei stato fregato. Ah, davvero? Ehi, ehi, ehi! Idiota, stai rovinando lo spettacolo. Oh, che peccato. Sully! Non posso lasciarti solo un minuto? Oh, Sully, è bello vederti. Come va, amico? Sto proprio una meraviglia. Dunque, dovevo ungere qualche ruota. Ho usato il resto dei tuoi soldi e un po' dei miei, ma... Ehi, va! Come puzzi! Sì, ma mai come il tuo sigaro. Ah. Come mi hai trovato? Beh, una tua amica si è rivolta a me. Ciao, Nate. Oh, no, no. Un minuto. Sully, buttala fuori e chiudi la porta. Sarà più sicuro qui. Aspetta un minuto, ti ho detto. Ascoltala. Grazie, Victor. Senza offesa, Sully. Ma tu non sei proprio il tipo giusto per giudicare. Specialmente se sono donne. Hai ragione. Comunque... Santo cielo. Oh, no, non è così male. Guarda, ho una tazza tutta per me. Nell'ultima cella ne usavamo una in otto. Ascolta, Nate. Guarda che io apprezzo molto la tua visitina. Ma se tu e Flynn non mi aveste fregato come avete fatto, io non sarei stato qui a marcire in ascolta, questo buco per tre Nate. Mesi. Quindi scusami se adesso... se non volo tra le tue braccia. Io non c'entro affatto. Certo. Te l'ho detto. Non mi vuole ascoltare. Basta, Nate. Hanno trovato le navi. Nel Borneo? Sì. E la pietra cintamani? E tu cosa ne sai? Credevi davvero che Flynn potesse cavarsela da solo? D'accordo, hai ragione. No, loro non l'hanno ancora trovata. Chi sono loro? Flynn e il suo cliente, Lazarevic. Hai presente lo svitato? Hanno lavorato insieme tutto il tempo. E va bene. Se non hanno trovato la pietra, allora c'è ancora tempo. Devi portarci al luogo degli scavi. E gli freghiamo il tesoro proprio sotto il naso. Non se ne accorgeranno. Sì, la mia vendetta è dolce. Guarda, la chiamano la gemma dei desideri. È un oggetto sacro. Come un santo graal buddista? Esatto. Grazie. Sully, senti un po' qui. Nel regno di Shambhala si trova la cosa più preziosa che esiste in tutto il mondo. Un perfetto zaffiro grezzo di un intenso blu. Così grande che un uomo non riuscirebbe a cingerlo con le braccia. Oh, deve proprio valere milioni. Centinaia di milioni. E ce ne sono altri così. Molti altri. La Zarevich ha pagato un sacco di soldi per i diari di Marco Polo. Sono anni che dà la caccia alla pietra cintamani. Beh, se fa affidamento su Flynn, non mi stupisco che non l'abbia ancora trovata. Se do un'occhiata alle carte di la Zarevich, posso trovare quella pietra. Non correre, cowboy. Non è così facile come sembra. Le carte sono nella sua tenda e la sua tenda è al centro dell'accampamento. È una specie di area militarizzata. Ci sono soldati ovunque. Bene. Ma è per questo che ci serve un infiltrato. Qualcuno di cui si fidano. Ok, ho capito dove vuoi arrivare. È solo per distrarli. Dammi 5 minuti in quella tenda, è il tempo che ci vorrà. Davvero 5 minuti? Oh, perfetto, non toglierò neanche la maglietta. Chloe, veramente stavo pensando a un'esplosione. Sì, anche. Si può fare. Ci stai? Oh, certo che sì, io ci stavo già prima di te. Chloe, ci ricevi? Forte e chiaro.
Ci siamo quasi. Ok, ho piazzato delle cariche lungo tutto il perimetro del campo. Dovete solo innescarle. La prima dovrebbe essere proprio davanti a voi.